Ben ritrovati in questa edizione di Azzurra Sport, spazio a calcio, basket e volley. Iniziamo con il calcio. Si è giocata oggi la semifinale di Coppa Italia di eccellenza tra Borgomanero e Alpignano. Vediamo com'è andata nel servizio di Andrea Calderoni. Il primo atto della semifinale di Coppa Italia dell'eccellenza per la regione Piemonte finisce 1-1 tra Borgomanero e Alpignano in una partita che ha visto il Borgomanero primeggiare nella prima frazione mentre l'Alpignano è uscito alla distanza e ha pareggiato al 40° della ripresa. Andiamo in cronaca. Al 23° del primo tempo sblocca la semifinale il Borgomanero alla prima chance dopo comunque un buon avvio. Direttamente da corner Amato sorprende un incerto Chisari, è 1-0. Al 37° altro pallone in mezzo di Amato e grande colpo di testa di Lombardo. Chisari si rifà dopo l'errore sul gol. Al 43° cerca di reagire l'Alpignano, calcio di punizione di Moreo e crescente in estirata non becca lo specchio. Nella ripresa al terzo riparte molto meglio l'Alpignano nella ripresa con la conclusione a lato di un soffio di Spoto. Al 23° altra ottima palla gol per gli ospiti ma Vittone spara su Steni. Al 40° traversone profondo per Russo che prende il tempo a rota e pareggia, un gol di capitale importanza ai fini della qualificazione. Domenica il ritorno a campi invertiti per scoprire chi andrà alla finalissima o con la Cheraschese o con il Casale. Ed ora il primo allenamento ieri del nuovo allenatore della Igor Volley, Marco Fenoglio. Nelle interviste di Andrea Crippa, Enrico Marchioni, il direttore generale della società gaudenziana, è il nuovo mister. Si è chiusa la lunga parentesi legata a Luciano Pedullà, arriva Marco Fenoglio, un progetto che riparte a questo punto. Sì, innanzitutto saluto doveroso a Luciano perché sono stati due anni belli, coronati da una grande stagione l'anno scorso e purtroppo è mancata quello che un po' tutti speravamo. E quest'anno è iniziata una stagione un po' così, con qualche magari malumore che ha incrinato qualche situazione. E si è arrivati sabato sera a questa decisione un po' dura, anche perché comunque andava come andava la partita di Bergamo, poi la partita di Bergamo è andata bene e quindi forse c'era ancora un magone, no, a fare questo passo, però questo era deciso e quindi siamo andati avanti su questa strada tracciata. È arrivato Marco, un allenatore che conosco bene, che ho chiesto a Suor Giovanna di spingere su questa situazione nonostante si sentiva tanti altri nomi accostati alla nostra società, perché penso che sia l'allenatore giusto in questo momento per questa squadra e per il modo di lavorare che lui ha. È cambiato parecchio rispetto a tanti anni fa a Bergamo, quando noi lo ricordiamo vincente sia in campionato, in Coppa Italia che in Champions League. Quindi è un allenatore che sa vincere, che conosce comunque il panorama pallavolistico, porterà delle idee nuove, giocheremo una pallavolo ovviamente diversa secondo il suo credo, però penso che sia in questo momento la scossa giusta che poteva dare questa squadra. È normale che quando vai a giocare o allenare a Novara o a Bergamo, come quando vai a Macerata nei maschi o vai a Modena, non vai per partecipare, vai per provare a vincere. Poi lì la differenza tra vincere e perdere è grande, e dipende, non si può sapere, però è chiaro che in partenza si va con ambizioni di alto livello. Sarebbe bello se nello sport bastasse volerlo vincere per riuscirci. Trova una squadra che dal punto di vista dei risultati non è mancata tantissimo, ma che sicuramente ha evidentemente avuto qualcosa che si era rotto con la precedente guida tecnica. Sarà un lavoro più tecnico, anche tra virgolette mentale, oppure
la miglior medicina alla fine è soprattutto il lavoro e i risultati? No, la miglior medicina sono le vittorie e il lavoro in palestra, e qua di lavoro in palestra da fare ce n'è una quantità industriale, quindi c'è, per quello che è il mio modo di vedere la pallavolo, c'è tantissimo da lavorare, quindi ci sarà bisogno di un po' di tempo. Nell'immediato cerchiamo di fare dei cambiamenti che non siano troppo traumatici, però a lungo termine saranno dei cambiamenti molto importanti. Si avvia alla pausa invernale anche il campionato a 11 CSI. Vediamo il punto sull'ultima giornata nel servizio di Daniele Piover. Ultima giornata del girone di annadata nel calcio a 7 del CSI per i gironi C e D, visto che gli altri si erano già conclusi due settimane fa. Nel girone C il Luzzogno è campione d'inverno. La squadra della Valle Strona, nel match che abbiamo seguito con le nostre telecamere, ha battuto per 5-2 la Victor Intra a San Francesco. 3 punti che proiettano la capolista a quota 34. La sua più immediata inseguitrice, la S Rumianca, è rimasta ferma a quota 28 perché il match contro il Real Mijanda è stato spostato al 13 febbraio. Così ora secondo c'è il Barbavara Media Domus dopo il 5-3 sull'Athletic Cruzinal, mentre ritorna in quota anche il VS Vignone dopo il 5-0 sul Bracchio. Sugli altri campi, vittorie del Castiglione e Serramenti contro il Porchis Real Trobaso per 6-3, 7-6 del Rio Canero contro il Quarna e 7-3 del Real Cruzinal sul Trafiume. Il campionato riprenderà sabato 20 febbraio con il Luzzogno impegnato sul campo del Real Cruzinal. Nel girone D a fare festa invece il Regno di Napoli, 5-2 al Cutrone Stintori, 31 punti in classifica in attesa del recupero del 19 dicembre contro il Garboli. A meno 1 il Massino Visconti grazie al 5-4 sul Victor Intracalcio, mentre sul terzo gradino del podio c'è il Nebbiuno con 29 punti in virtù del sofferto successo 7-5 contro l'antica Farmacia di Suna. Mezzo passo falso della Cambiaschese 2-2 con l'Arizzano, 28 i punti dei verbanesi. Il resto della giornata si completa con la vittoria del Garboli contro il San Martino per 7-1, il successo del CSI Stresa per 4-1 contro la Riviera d'Orta e del Parruzzaro 5-1 sul Porchis Trobaso. Il campionato riprenderà sabato 20 febbraio con la sfida tra Regno di Napoli e Porchis Trobaso. E in chiusura il basket con la hit parade dei canestri più belli dell'ultima giornata di Lega 2. Mamma butta la pasta di come diceva Dan Peterson. Renzi, e va a schiacciare Andrea Renzi. Bro, mette la sua bomba sulla sirena. Non aveva perso, ancora non ha perso di fronte al pubblico amico. Meglio, ora con gran fretta si alza da 3, si sveglia proprio adesso. 23, Blizzard scambia palla con Tomassini, pubblico casale, si alza in piedi, Tomassini prova a cercare a Cafal, che va a schiacciare! Che ha ruotato peraltro un pizzico in ritardo con Evangelisti, Martin, crossover su Baldassare, lo brucia, ma gli manca il pallone, Simmons! Due contro uno, quindi deve attaccare, Carlo. Che numero di Kiyomur, schiaccia da mancina, si porta a casa il canestro, Kiyomur, schiaccia da mancina.
E siamo ai saluti. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.